Ieri sera Harry e Meghan Markle si sono uniti alla famiglia, William, Kate e Re Carlo, per accogliere la bara della nonna Elisabetta II, giunta a Buckingham Palace dalla Scozia. Dopo la messa alla cattedrale di Belfast, ieri il feretro è volato a Londra. La defunta sovrana è stata portata a Buckingham Palace, dove ad attenderla c'era tutta la famiglia, oltre che migliaia di persone, accorse fuori al palazzo per darle un ultimo saluto. Dopo anni di accuse, polemiche, interviste infuocate, pare che il lutto abbia avvicinato i fratelli William e Harry, anche per volere di Re Carlo. Su People si legge che il duca e la duchessa di Sussex si sono uniti ai familiari anche ieri sera, per accogliere la bara della nonna. Dopo la passeggiata insieme alle loro mogli per visitare gli omaggi floreali della nonna, i fratelli starebbero tentando di avvicinarsi sempre di più. Un insider al palazzo ha raccontato a People che questo è un momento storico così incredibile, così profondamente privato per la famiglia, che si spera e si pensa che tutti i membri si uniscano e sostengano il re. Papà Carlo vorrebbe rivedere i figli di nuovo uniti e il suo desiderio potrebbe realizzarsi con l'unione in memoria della nonna.